che fanno parte sempre della parte che andò della giù, parte sì. della facciata della casa. Sì, sono tutte sulla via Indipendenza queste, tutte su via Indipendenza, parte della carreggiata, sì. Una finestra piccola, ecco, una anche, piccola finestra c'è. C'è anche questa stanza. Sì, questa è praticamente è arrivato qui perché qui non c'era questo pavimento qui. Si è rifatto, si è ritrovato per farlo uguale al corridoio, vede? Che il corridoio era rimasto, allora per rifarlo uguale si è fatto. Mentre di qua è tutto come era prima, qui è tutto uguale, preciso. Ecco, la parte su via Indipendenza è quella che sì, praticamente è la facciata con quelle stanze che davano su via Indipendenza. Poi di qui in là è tutto. Pensavo che quella era un'epoca più recente. Suo babbo e fratelli e sorelle. E questa mamma è quella a destra? A destra, sì. La più piccola. La più piccola è la mia mamma, sì. Non so se ci sono qua. Molto giovane però viene. Questa è la questa piscina. Vede che dà sulla strada, anche questa è rimasta intatta, questa qui dà sulla via lì a Puccini. Ecco, la via laterale, questa quella via. Quella laterale, ha visto? Sì. La meridiana, si un orologio al sole. Sono le 11:30, guarda. Sì. Praticamente un po' di più lì. Cioè questo è antico, questo c'era? Sì, questo c'è sempre stato. Ce n'è due, vedi, una di qui e una di là, perché deve essere il mezzogiorno perfetto per avere quelle cose lì. Ecco, quello di là è più preciso, vedi? Dopo l'11:30. Questo si vede col tempo è stato spostato un pochettino. Non lo so. Ecco, praticamente questa è la parte del giardino. Questa è la parte che è rimasta intatta, così come è sempre stata. Noi ci stanno le disgrazie con le case. Il fulmine non ci ha colpito quest'albero, guarda. Ah. Sembrava che dovesse andare giù, seccare tutto, invece solo la parte in alto, che era uno splendore, una bellezza, un centro di un paese così, invece. E purtroppo. Poi per il la possibilità di vederlo. Certo, è fatto apposta proprio ora. I nostri contadini, la malocchia, la bella. Dopo diversi anni. Che anno era questo? Ma io ce l'ho segnato dietro, aspetti, c'è scritto lì 40. E qui siete in visita feriti, ma dove erano questi feriti? Alla Locanda Maggiore, che era un ospedale militare, era l'albergo della Locanda Maggiore a Montecatini. Era stato di vita ospedale militare. E noi ci portarono a vedere, gli si portava doni, cioè, era la guerra. Guardava qui che c'è quella fotografia lì che fa una visita, ti ricorda la locale? Non avere la fotografia del bombardamento di questa casa, strano che non ce l'hai adesso.
potevano fare quelli che sono tornati dalla guerra, che avevano cominciato gli studi e sono stati chi prigioniero qua 3 anni? Poi facessero un po' due economie e spendessero meno. L'altro giorno sento dire come se non sento altro dire, non l'ho avuto io, mio figlio non lo deve fare, ma vedo i risultati. Contratti. C'ho perfino una pianta di una proprietà che sapeva a Maggiano, sa? Quella casa con quegli archi. Quando si vede sull'autostrada, sulla pista, con gli archi, era stata del mio zio quella casa lì. Ah, capito. E c'ho sempre tutto come la pianta di tutta questa proprietà. Che questa pianta mi pare che fosse del 500-600, se immaginate. Ah, addirittura. Sì, quindi lì ce l'ho sempre. Questo gli interessa. Sì, sì. Peccato non c'è riuscito più a metterci un rotolo in certe chiese. Come mai? Che dire oggi? Non lo so. La chiesa qual è questa qui? Questa del Borgo. Questa del Borgo. Sì, sì, il santuario del Crocifisso. Quei giorni non era santuario, ma sempre la chiesa del Borgo. Noi siamo borghigiani puro sangue. Siamo sempre stati qui. A mia mamma sentivo lamentava sempre il bagno balena. È uno dei più famosi, eh? Ho visto anche quando si parlava di Liberty, di... Eh sì, era bello, era bagno di lusso. Sì, sopra questi bagni, c'era, davanti c'era come una rotonda che ci stavano il tratto, quei chilometri e chilometri, tutti in ordine, tutto ben messo. Comunque non è, insomma, ha perso parecchio, via, non è più... Cioè quel mondo... Ora c'è il turismo di massa, è tutta un'altra cosa. Però il forte è sempre il forte. Sempre.